Per il nuovo tempo Shakhtar Donetsk, Virtus Neapolis, semifinale Summer Cup, parziale 3-0 per il giallo-blu. Nervosissimo nelle file della Virtus. Andiamo. Hai ragione tu, guarda. 10. Ciao, buonasera. Doppietta in questo primo tempo semifinale Summer Cup. Gran primo tempo dello Shakhtar. Contento per me e per la squadra, spero che andiamo avanti, c'è ancora un altro tempo, sì. La partita è difficile, non ci crediamo che l'abbiamo già vinta, vediamo, speriamo. Il secondo tempo come la vedi? Dovete continuare così? Il secondo oppure... tempo dobbiamo stare molto più attenti, perché loro comunque sono ragazzi, corrono, rispetto a noi magari ce ne avranno di più nelle gambe. Va bene, in bocca al lupo ragazzi, grazie, crepi. A dopo per le interviste di fine gara. Post partita del match Shakhtar Donetsk Virtus Neapolis, semifinale Summer Cup. Lo Shakhtar accede alla finalissima contro l'Atletico Madrid, vince 6-2. Migliore in campo Cestaro, giusto? Cestari, scusami. Prego. Autore di una tripletta, grande partita da parte tua ma di tutta la squadra direi. Partivate sfavoriti ma in campo non si è visto, avete dominato dall'inizio alla fine. Sì, sì, un po' di nervosismo nella seconda parte della partita, anche perché ovviamente la paura di subire una rimonta c'era, però alla fine siamo riusciti a spuntarla. Avversari nervosi per problemi loro. Avversari nervosi, però il vostro nervosismo non l'ho capito sul 5-1. Il nostro nervosismo ce l'abbiamo dentro. Ce l'avete dentro. Non è creato da altri, ce l'abbiamo dentro. Siamo riusciti a non metterlo in campo nel primo tempo, però nel secondo tempo, alle prime difficoltà, siamo una squadra che si innervosisce facilmente fra compagni. Forse questo è l'unico vostro limite. È un limite che ne parliamo sempre dopo le partite negli spogliatoi. Speriamo che nella prossima partita non accadrà questo. Sicuramente sarà una finale, quindi i nervi devono essere ben saldi. Partita secca, o si vince. Secondi non vale niente. Puoi fare una dedica particolare per questa tua bella prestazione? No, la dedica soltanto a tutti i ragazzi che nonostante le prime partite sono mancato, non ho seguito con intensità e mi hanno aspettato comunque, e la dedica va solo a loro. Va bene, in bocca al lupo per la finalissima. Grazie, crepi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao.